Perché usare una crema naturale piuttosto che una chimica? Fai una prova con una crema che hai in casa, magari stendila sul viso, sul corpo, sulle mani, dove vuoi, e sentirai la tua pelle subito con una sensazione di levigatezza, liscia come seta, e dirai: wow, questa sì che va bene per me. In realtà la crema ti sta lasciando soltanto una patina sul viso, uno strato leggerissimo, trasparente, che tu non vedi, ma che nelle creme ricche di sostanze chimiche, di additivi chimici, tipo siliconi, petrolati o parabeni che siano, hanno questa sensazione. In realtà sembra di avere una pelle più bella, ma si sta soltanto abituando a questo tipo di sostanze. Quindi prima o poi riuscirai più a farne a meno, perché sentirai questa pelle stupenda, insomma. E la nostra pelle è un organo, come tutti sapete, quindi assorbe, perciò cerchiamo di farle assorbire cose che non le fanno male, quindi cerchiamo di usare prodotti più naturali possibili. E questo perché? Perché la crema naturale lascia traspirare la tua pelle, senz'altro all'inizio sarà un po', la vedrai un po' più spenta, forse un pochettino più secca, un po' meno nutrita, diciamo, meno idratata. Però questo sarà soltanto i primi giorni, poi la pelle si abituerà e sicuramente uscirà fuori tutta la sua freschezza, la vedrai e la sentirai anche più sana. Quindi il mio consiglio è quello di usare sempre, per ogni cosa, prodotti naturali, che siano aroma combrio o meno, questo non fa la differenza. Diciamo che la mia linea è studiata appositamente su diversi tipi di pelle, perché è testata su diverse amiche, diversi conoscenti prima di poterle preparare. In laboratorio sono state poi, diciamo, un po' modificate, perché hanno aggiunto degli additivi ancora più concentrati e ancora più efficaci per tutti i tipi di pelle. Quindi il mio consiglio è di provare ad iniziare qualcosa di più naturale per te stessa e per sentirti bene. Ciao!